Preleva 10.000 euro, mettili in una busta e lasciali dentro la cassetta della posta. Se chiami i carabinieri ti faremo pentire di essere nata. Era questo il tenore dei messaggi ricattatori con cui un 62enne residente all'Urago d'Erba tentava di estorcere denaro a una vicina di casa. Gli scritti minacciosi venivano lasciati sul davanzale dell'abitazione della vittima, ma le intimidazioni e i tentativi di estorsione non hanno intimorito la donna, che sin dalla ricezione del primo messaggio si è rivolta ai carabinieri della stazione di L'Urago d'Erba. Immediato l'avvio dell'indagine in collaborazione con la Procura di Como e rapida anche la svolta positiva. Grazie all'analisi delle impronte digitali lasciate sui biglietti e alla comparazione tra la grafia dei messaggi ricattatori e quella identica con cui tempo prima lo stesso autore aveva compilato alcune richieste al comune per un sussidio economico, i militari hanno concentrato la propria attenzione sul vicino di casa della donna da tempo in difficoltà economiche. A quel punto è scattata la trappola. Al secondo tentativo di estorsione da parte del 62enne, la vittima ha effettivamente lasciato una busta nella cassetta postale prima di uscire di casa. Qualche ora dopo, l'autore delle minacce si è recato a prelevare il plico, ma dopo essere stato ripreso dalle telecamere sistemate dai carabinieri, è stato bloccato con la busta in mano dai militari appostati nelle vicinanze. Arrestato per estorsione, l'uomo è stato condotto al carcere del Bassone.